Ben ritrovati. In una precedente puntata abbiamo parlato del pomodoro e del suo equivoco relativo al suo uso quando arrivò in Europa nel XVI secolo. Insieme al pomodoro arrivò anche la patata. E anche la patata andò incontro allo stesso tipo di equivoco. Inizialmente nessuno intendeva mangiarla, aveva un aspetto molto brutto e si era diffusa la voce che portasse malattie e infezioni, quindi fu data da mangiare solamente agli animali. Ci si accorse del valore nutrizionale della patata solamente nel corso del XVII secolo e precisamente in Germania. In Germania c'era stata una terribile guerra, la guerra dei 30 anni, che aveva distrutto l'economia agricola del paese, aveva portato lutti, devastazioni e carestie. E i contadini si erano accorti che l'unico alimento che potevano nascondere tranquillamente era un alimento che cresceva sottoterra, appunto la patata. Quindi cominciarono a coltivare la patata e da quel momento la Germania è molto legata all'alimentazione relativa alla patata. Altrove le cose non andarono di pari passo. Bisognò arrivare addirittura al XVIII secolo perché se ne accorgessero in Francia, ma anche in Italia. In Francia ci volle una persona, in modo specifico, per far accorgere i francesi di quanto potesse essere buona e nutriente la patata. Questa persona era Antoine Augustin Parmentier, un nutrizionista, igienista e anche farmacista dell'esercito francese, che era stato fatto prigioniero durante la guerra dei 7 anni e mentre era nelle prigioni tedesche veniva nutrito con le patate. Quando tornò in Francia decise che avrebbe voluto far scoprire ai francesi la bontà e soprattutto l'utilità di nutrirsi con le patate. L'Accademia delle Scienze di Besançon nel 1771 lanciò un concorso su un alimento da utilizzare al posto di tanti altri e Parmentier presentò i suoi studi relativi alla patata, ma non ebbero molto successo. I contadini francesi continuavano a guardarla con una certa diffidenza. Quindi Parmentier si inventò un escamotage grazie al quale la patata divenne di uso comune. L'escamotage era questo. Nei campi, nella zona di Neuilly-sur-Seine, dove lui aveva le sue coltivazioni di patate, in questi campi lui fece stare praticamente drappelli dell'esercito fissi, giorno e notte. Praticamente c'erano questi picchetti che controllavano i campi di patate come se stessero custodendo la cosa più preziosa di Francia. A quel punto il popolino e i contadini cominciarono a interrogarsi di cosa potesse essere questa cosa così preziosa che veniva custodita addirittura dall'esercito francese. E nottetempo questi contadini andavano a fregare le patate e una volta assaggiatele ovviamente non ne poterono più fare a meno. E così la patata cominciò a diffondersi nella quotidianità anche nella cucina francese. A questo punto c'è un'altra divertente querela storica che è quella relativa alle cosiddette French fries, cioè le patate fritte, gli americani, ovvero il modo in cui gli americani chiamano le patate fritte. Come se le avessero inventate i francesi, cosa che non è assolutamente vera, perché le patate fritte sono state inventate in Belgio e precisamente abbiamo dei documenti che lo attestano nel 1871, allorché i valloni che stavano nelle regioni attaccate al fiume Mosa raccontavano di come il loro piatto preferito fosse la frittura di questi piccoli pesci che venivano pescati nella Mosa. Quando la Mosa ghiacciava per circa 2 mesi all'anno, per sostituire appunto il loro piatto preferito, i valloni prendevano le patate e le tagliavano a forma di questi piccoli pesci. E così nascono le patate fritte, come le conosciamo noi oggigiorno. I francesi non ci stanno ovviamente, insistono col dire che nel 1789, durante la Rivoluzione francese, e lo stesso Parmentier fece loro imparare a amare le patate fritte. Comunque, quale che sia l'origine delle patate fritte, il nome è legato, French fries, è legato a un equivoco che nasce sui campi di battaglia della Grande Guerra.
Nel 1918, infatti, al comando del generale Pershing viene mandato in Francia un corpo di spedizione americano a combattere contro i tedeschi. Quindi i soldati americani si ritrovano fianco a fianco nelle trincee insieme agli altri soldati, ai soldati francesi, ma anche ai soldati belgi. E in queste trincee ovviamente si fraternizza, si divide il cibo e soprattutto si ascolta e si sentono le altre persone parlare di cibo e ricordi e ricette legate alla propria terra. I soldati americani, che ovviamente non avevano una particolare sensibilità linguistica, quando sentivano parlare francese pensavano che ovviamente fossero francesi coloro che utilizzavano questa lingua. E diedero praticamente il nome di French Fries a tutto ciò che veniva raccontato da chiunque fosse francofono. In realtà erano soldati belgi che raccontavano di queste patate fritte, solo che gli americani, tornando a casa dopo la fine della Grande Guerra, raccontarono a tutti che le patate fritte si chiamavano French Fries. E quello è il motivo per cui ancora oggi gli americani chiamano patate fritte a stick, nel classico formato delle patate fritte, appunto, come vi ho detto prima, che ricorda i piccoli pescetti della Mosa, French Fries. Grazie e arrivederci.